Cari fratelli e sorelle, desidero salutare tutti voi che avete partecipato a questo momento di preghiera con il quale abbiamo rinnovato l'attenzione della Chiesa per le diverse categorie di persone vulnerabili in movimento. In unione con i fedeli di tutte le diocesi del mondo abbiamo celebrato la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato per riaffermare la necessità che nessuno rimanga escluso dalla società, che sia un cittadino residente da molto tempo o un nuovo arrivato. Per sottolineare tale impegno, tra poco inaugurerò la scultura che ha come tema queste parole della lettera agli ebrei. Non dimenticate l'ospitalità, alcuni praticandola, senza saperlo, hanno accolto degli angeli. Tale scultura, in bronzo e argilla, raffigura un gruppo di migranti di varie culture e diversi periodi storici. Ho voluto quest'opera artistica qui, in Piazza San Pietro, affinché ricordi a tutti la sfida evangelica dell'accoglienza. Domani, lunedì 30 settembre, si aprirà in Camerun un incontro di dialogo nazionale per la ricerca di un'azione alla difficile crisi che da anni affligge il Paese. Sentendomi vicino alle sofferenze e alle speranze dell'amato popolo camerunese, invito tutti a pregare perché tale dialogo possa essere fruttuoso e condurre a soluzioni di pace giuste e durature a beneficio di tutti. Maria, Regina della Pace, interceda per noi. Angelus Domini, nunc habet Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Grazie a Tua, Anquesumus Domine, e mentibus nostris infunde, che angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione in cognovi, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamus, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Domine Huaviscum. Et sit nomen Domini benedictum. Et sopcumque tusque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Ite missa.